Santis, per quanto concerne il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, ci sono delle novità e soprattutto ci sarà tempo fino al 24 agosto per osservazioni da parte della cittadinanza? Sì, nuove osservazioni perché il procedimento è già in corso, noi le abbiamo fatte sui primi elaborati progettuali di ferrovie e Ferrovie ha accolto le nostre osservazioni, in particolare eliminando un cavalcavia che avrebbe sfregiato il bosco di Santa Maria a Rabona, a Manoppello, quindi un impatto paesaggistico troppo imponente, mi viene da dire, è stato questo eliminato, è stato sostituito con un sottovia e poi anche l'attraversamento del fiume Pescara, un altro viadotto di 1,5 km, 29 campate, che era stato progettato in maniera troppo invasiva e adesso è stato alleggerito, diciamo così, di alcune strutture e sicuramente è migliorato l'impatto. Non sono state invece accettate le osservazioni fatte dai comuni di Manoppello e Chieti, che adesso potranno, se vogliono, presentare ulteriori osservazioni, anche i cittadini lo potranno fare e poi andrà tutta la Commissione Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale che deciderà, diciamo, chi ha ragione e chi ha torto. Su un'opera importante, molto rilevante anche come impatti, noi per ora siamo moderatamente soddisfatti perché le nostre osservazioni sono state recepite, il progetto è stato migliorato almeno su questi aspetti, poi adesso vedremo se i comuni insisteranno nelle loro richieste. Le prospettive? Beh, le prospettive sono che è un'opera comunque importante almeno per la Val Pescara, noi siamo assolutamente contrari qualora dovessero proporre più avanti il tunnel del Morrone, che sarebbe una tragedia per le nostre acque potabili, che rifornisce quelle sorgenti, riforniscono l'acqua in tutta Val Pescara, quello sarebbe un progetto veramente da opporsi. Invece su quest'altro progetto in Val Pescara dobbiamo pensare che le ferrovie sono importanti.